Afghanistan, muore nauto soldato italiano. A Chiana 40 lo numero dei militari italiani morti nella missione ISAF. Russia, la nave affonda tra lo fiume Volga. Nell'un relitto 110 cadaveri, 30 li picciriti. Manovra economica, le conseguenze in Sicilia secondo la stessura Armao. Palermo, Santa Rosalia fece lo miracolo. Lo consiglio comunale approvò lo bilancio e lo festino si potte fare. Termini, fatta un'operazione all'esofago senza taglio chirurgico nell'ospedale Cimì. Me le dica a tutti. Lo passato 12 di giugnetto morì lo soldato italiano Roberto Martini, 28 anni, di Viterbo, a causa di un'esplosione di una mina. A Chiana così a 40 lo numero degli militari italiani che morirono nella missione ISAF. Pare un bollettino di guerra, ma intanto siamo in una missione di pace. Russia, la nave di crociera Bulgaria affondò lo 10 di giugnetto dallo fiume Volga a causa del malotempo e dell'eccessiva carica dell'imbarcazione. La nave, fabbricata nel 1955, poteva trasportare massimo 120 persone, ma nel momento che affondò ce n'erano 188. Le vittime certe furono 116, delle quali 30 picciriti. Secondo la Procura Generale russa, la nave non aveva la licenza per effettuare crociere e aveva partito con 68 passeggeri che lo Stato lo ha consentito. Il ministro Tremonti presentò la manovra economica. Secondo l'assessore all'economia della regione siciliana Gaetano Armao, sta manovra così pesante aveva a provocare un cancio di decisione a proposito dei tempi di realizzazione del federalismo. Perché impostato di sta maniera c'è il rischio di provocare un disastro per la Sicilia. La nostra proposta, disse Armao, è chiedere di rallentare i tempi del federalismo, perché così non può essere. Le regioni più penalizzate sono chiedi a statuto speciale, in particolare la Sicilia, che ha perso 1 miliardo e 800 milioni di euro. Intanto il governatore della Banca d'Italia Draghi dichiarò: o ha un ritaglio o più tasse. Pistino di Palermo. Dopo una maratona di 28 ore, lo consiglio comunale approvò lo bilancio e a così si poteva fare pure la 387esima edizione dello Festino, la festa popolare in onore di Santa Rosalia, che la sera del 14 di giugnetto arricoglie in Palermo a Palermitano e turisti. Sedizione ha preso solo 400.000 euro di finanziamento e con tutto chiesto si poteva costruire pure un carro nuovo, che come tradizione vuole fece la scenuta di Lucassero, fino alla marina, un esitendolo e io che rifuoco. Termine, questa settimana, nell'ospedale Cimino, i medici ci levarono l'esofago a una femmina di 60 anni, dello Sri Lanka, senza capirci lo stomaco, usando una moderna tecnica laparoscopica. Ci ricostruirono magari lo canale alimentare. Operazioni come chista consentono allo malato di ripiegarsi di maniera più veloce. A Siculiana, fino al 30 di settembre, si può accattare con la vecchia lira. Il progetto per una lira, promosso dallo sindaco Mariella Bruno, prevede la convenzione di ripoteare con lo comune. Ogni settimana ci scancia le monete. Ha cominciato lo passato lunedì lo ritiro della squadra di pallone di Catania. La novità è che la preparazione si fa in Sicilia stesso, nel nuovo centro sportivo dello Catania, a Torre del Grifo, nelle pennine dello Mungibeddu. Stanno l'allenatore Vincenzo Montella, che l'anno passato allenò la Roma. Di l'11 allo 16 di giugnetto a Casteldammari c'è lo Jazz Festival. Stu festival, alla sua prima edizione, vuole diventare una meta annuale di tutti gli appassionati nazionali e internazionali di jazz. Tra i vari musicisti, lo palermitano Stefano Danna. Un sacco di stiddi della musica mondiale e locali partecipano alla manifestazione culturale Circuito del Mito. Gli appuntamenti musicali e artistici durano più tutta la stati, a partire di l'udurici di stumisi e arrivano a toccare diversi citati siciliani. Li concerti sono a Ciasuta Libira, meno chiddi chi si tenno a Taormina e Segesta. Lo passato 9 di giugnetto, lo comune di Gance e Chiddo Argentino di Azul fecero un patto di gimillaggio. L'accordo arriva dopo la visita, lo passato marzo, di una delegazione gancitana a Azul, citata argentina, uni lo 70% della popolazione e di origini italiani e un ci sono 15.000 cittadini di origini gancitani. La delegazione azulegna incontrò Uvidemma gli artigiani locali per esportare esperienze e professionalità in Argentina. Ittanno le basi per scanci futuri tra i due citati. Questo è tutto per questa settimana. Ne vedremo il prossimo venerdì. Salutiamo.